Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di passioni. Perché ho deciso di parlare di questo? Perché se mi conoscete un po', mi seguite su Instagram o su YouTube, sapete che io sono una ragazza piena di passioni. Ho un sacco di attività nella mia vita che porto avanti ogni giorno e che rendono la mia vita enormemente più bella. Quindi in questo video, oltre a parlarvi della mia esperienza personale, spero di dare una mano anche a voi a capire quanto portare avanti, inseguire, vivere le vostre passioni sia importante per avere una vita più felice. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché c'è una grande sorpresa, un annuncio importante che voglio fare e al quale tengo veramente tanto. Ho lavorato a tutto questo per mesi, finalmente è arrivato il momento di parlarvene, quindi insomma spero che rimaniate fino alla fine per scoprire di cosa sto parlando. Inizio raccontandovi la mia esperienza, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Come ho detto, inizio dalle mie passioni. Allora, voi lo sapete, ne ho un milione praticamente. Primo fra tutti parliamo di scrittura, che è la mia più grande passione forse. Scrivo da quando ero bambina, da quando proprio ho iniziato a mettere le letterine insieme. Ho sempre tenuto un diario, ho sempre amato scrivere storie, praticamente vivo con la penna in mano perché se non avessi la mia agenda non saprei come fare, ma soprattutto sapete mi piace scrivere romanzi. Un'altra mia grande passione è il teatro e la musica. Faccio parte da oltre 15 anni di un gruppo di giovani chiamato Gruppo Super Mario e con questi amici, perché ormai sono più che amici, sono quasi fratelli, da oltre 15 anni appunto organizziamo qualsiasi tipo di spettacolo, da spettacoli di canto, beneficenza, varietà, musical, spettacoli teatrali, cori di Natale, insomma qualunque cosa abbia a che fare con un palcoscenico e con la musica. Io credo che se non avessi le mie prove settimanali con i miei amici del gruppo Super Mario mi sentirei persa. Poi c'è lo yoga, un'attività che ho scoperto da pochi anni ma che mi ha conquistata. Oggi la pratico quotidianamente, quindi una disciplina meravigliosa che mi ha aperto un mondo anche su tanti altri argomenti come la mindfulness o la meditazione. Infine ovviamente amo la lettura, mi sembra quasi superfluo dirlo su questo canale, comunque amo i libri. Anche questi sono una mia grande passione. Adoro leggere e immergermi nei mondi raccontati da altri autori, dai quali mi piace anche trarre ispirazione. Quindi, insomma, sono una ragazza piena di passioni che sono nate negli anni e non credo che la mia vita sia finita qui, quindi negli anni chissà quante altre cose interessanti entreranno nelle mie giornate. Con tutto questo però non voglio dirvi che la mia vita è perfetta, perché non lo è. Anche io ho avuto dei momenti di sconforto, soprattutto quando ho dovuto chiudere il mio negozio, la mia cartolibreria, litigo con mio marito, credo che sia abbastanza normale anche se non si vede. Ci sono dei momenti in cui sono stanca, in cui sono triste, mi vedo brutta, mi sento sopraffatta, mi sento un peso sullo stomaco, quindi insomma la mia vita non è diversa da quella degli altri, anche io ho i miei problemi e le mie preoccupazioni, è assolutamente normale. Nonostante questo però io riesco a vedere la mia vita come meravigliosa. E lo so che sembra scontato, ma non lo è. Secondo me non sono tante le persone che guardano la propria vita e pensano: ah, che vita meravigliosa che sto vivendo. E questo perché io riesco a pensarlo? Proprio perché ho le mie passioni. Io la mattina mi sveglio e so che nonostante i problemi, nonostante i pensieri o le difficoltà, io so che potrò esibirmi su un palcoscenico, che potrò immergermi in un libro, che potrò scrivere una storia, che potrò dedicarmi allo yoga o alla meditazione e ascoltare il mio corpo. Insomma, le passioni mi salvano. È come se mi facessero prendere una boccata d'aria in una vita che è normalmente piena di preoccupazioni o di impegni o di cose serie a cui pensare, soprattutto in questo periodo, ormai lo sappiamo, quindi è un periodo anche piuttosto difficile. Ecco, grazie alle passioni io riesco come appunto ad emergere, a prendere una boccata d'aria, a guardarmi intorno e a sentirmi felice nonostante tutto.
Nel mezzo di una vita frenetica, perché io ragazzi sono una di quelle persone che se ozia un'ora si sente in colpa per 2 giorni, quindi nel mezzo della mia vita frenetica sono proprio le passioni a ricaricarmi di energia. Nonostante io mi sia sempre definita una persona con poco senso artistico, in realtà poi andando avanti negli anni, insomma adesso mi ritrovo a guardare la mia vita e a pensare che in fondo io sto vivendo una vita creativa. Ovviamente non è sempre stato così, nel senso che io qualche anno fa ho iniziato un percorso di crescita personale che mi ha portato al punto dove sono adesso e questo percorso è iniziato proprio con la lettura di un libro che parlava dell'importanza di seguire le proprie passioni. Inutile dire che da lì mi si è aperto un mondo, ormai lo sapete, da quel momento ho cominciato un percorso di crescita personale molto più approfondito, ho seguito corsi, letto libri, mi sono informata, quindi ogni giorno per me è una scoperta e questo è stato bellissimo, capire che se ascoltavo me stessa potevo scoprire tantissime cose che pensavo di non conoscere, però ecco, in realtà è tutto iniziato da lì, da quel libro che mi ha detto che se avessi seguito le mie passioni la mia vita sarebbe cambiata. E così effettivamente è stato. Quella che vivo adesso è una vita perfetta, è la vita dei miei sogni, nonostante le sue imperfezioni. Le passioni possono farti sentire a casa, è come rientrare nel proprio corpo, nel proprio habitat naturale e pensare «Ah, adesso sì che sto bene». Quando siamo bambini praticamente le passioni sono tutto il nostro mondo, perché utilizziamo un unico strumento, la fantasia. Quindi possiamo essere chiunque vogliamo e passiamo il giorno a fare tutto quello che ci piace. Quando cresciamo poi diventiamo dei ragazzi e le passioni diventano quasi la valvola di sfogo dopo i pensieri o le preoccupazioni adolescenziali, dopo la scuola, dopo le litigate con i genitori, insomma le passioni diventano un po' un'ancora di salvezza. Poi cresciamo, ci sposiamo, cominciamo a lavorare, abbiamo dei figli, gli impegni aumentano, le preoccupazioni aumentano e le passioni, boh, non c'è spazio per loro e anzi quasi ci chiediamo se le abbiamo mai avute delle passioni. Vi dico comunque che io lavoro, ok, tecnicamente adesso sono in maternità, però in ogni caso sono una donna lavoratrice, quindi lavoro, un lavoro come tanti, però ho anche una figlia, quindi ho una famiglia a cui badare, ho una casa che devo tenere in ordine, che devo pulire, che devo, insomma, alla quale devo guardare, ho gli impegni della mia vita, ho tante cose a cui pensare, eppure avete sentito all'inizio quanto è lungo l'elenco delle mie passioni che riesco a portare avanti ogni giorno praticamente. Questo perché? Non perché io sia una supereroina o perché le mie giornate siano più lunghe delle vostre, semplicemente perché io mi sono imposta, tra virgolette, che se una cosa mi piace, io devo trovare il tempo per farla, altrimenti non riuscirei a svegliarmi la mattina. Come ho detto, per avere una vita più felice io ho iniziato appunto capendo quali fossero le mie passioni e facendo il primo passo per portarla all'interno della mia vita. Sono passati anni da quel momento, ho studiato tanto e ho sentito il bisogno a questo punto di condividere anche con gli altri quello che avevo imparato. Siete delle persone meravigliose, me lo dimostrate ogni giorno attraverso i vostri commenti, il vostro sostegno e quindi ho deciso di condividere anche con voi i segreti per fare quel primo passo e migliorare la vostra vita. Ho quindi creato un corso di crescita personale che si chiama Ricomincio da me. L'ho chiamato così perché è proprio questo che deve essere un punto di partenza, una nuova nascita, un nuovo inizio dove il punto di partenza per l'appunto siete voi, la vostra felicità, quello che vi interessa, perché molto spesso ci ritroviamo a mettere da parte noi stessi per dedicarci esclusivamente agli altri. In realtà, soltanto partendo da noi, quindi amando noi stessi, riuscendo a capire che cosa ci rende più felici, riusciremo anche poi a dedicarci in maniera migliore agli altri, alle persone che amiamo. Quindi il corso Ricomincio da me ti porterà a scoprire le meraviglie di una vita creativa. È composto da 4 moduli, ognuno dei quali è composto da alcuni video, quindi video nei quali io spiego quali sono i vari passi da fare per vivere una vita creativa. Ci sono anche dei riassunti alla fine di ogni modulo, in modo che tu possa tenere per iscritto anche tutto ciò che ho già spiegato nei video e soprattutto ci sono tanti utilissimi esercizi che puoi fare su di te, per lavorare su di te e riuscire a capire
capire quali sono le tue passioni e come portarle nella tua vita. Prima di tutto potrai scoprire quali sono le tue passioni, perché non è detto che tutti conoscano davvero le proprie passioni o i propri talenti. Poi ti aiuterò chiaramente a fare il primo passo, quello che è il più difficile di tutti, ma è quello che poi apre la strada per la meraviglia. Ti aiuterò anche a comprendere quali sono le tue paure, le paure che di solito attanagliano le persone prima di iniziare qualcosa di nuovo, quindi paura del giudizio degli altri, per esempio, paura del tempo, del denaro, paura di non essere abbastanza, paura di non essere originali. Insomma, prenderemo una per una queste paure, le analizzeremo e ti aiuterò a capire come superarle, come sconfiggerle. Ma non finisce qui. Una volta fatto il primo passo, ti aiuterò a capire come portare le tue passioni nella tua quotidianità e quindi portare avanti un progetto sia nel breve che nel lungo periodo. Insomma, è un corso concreto, tangibile, un corso che ti darà dei risultati veri. Quando uscirà il corso e dove? Allora, il corso uscirà il 1° dicembre, sono super orgogliosa perché per me è un traguardo enorme essere riuscita a fare, insomma, a portare a termine questo bellissimo progetto, quindi uscirà il 1° dicembre e lo troverete sul mio sito www.martinabelli.it, trovate anche il link sotto ovviamente, e nella sezione crescita personale potete trovare il corso Ricomincio da me. Perché proprio il 1° dicembre? Perché dicembre è il mese dei buoni propositi, è il mese durante il quale facciamo un po', tiriamo un po' le somme, ecco, della nostra vita, dell'anno appena trascorso, che non è stato semplice per nessuno, quindi insomma ci guardiamo un po' indietro e cerchiamo di capire che cosa fare per avere un 2021 migliore. Quindi è il mese nel quale facciamo dei buoni propositi che ci vedano al centro, cerchiamo di prometterci di essere migliori, di amarci di più, di fare le cose che ci piacciono veramente. È il mese dove tutto sembra possibile e dove magari i cambiamenti che facciamo su di noi, il lavoro che facciamo su noi stessi, riesce ad attecchire nella maniera migliore e a farci iniziare l'anno nuovo in maniera più positiva. Il costo del corso, perché so che ve lo state chiedendo, è di 19,90€. Ovviamente il prezzo è molto al di sotto del valore reale del corso, perché ci ho lavorato per mesi interi, ho letto tanto, ho scritto tanto, insomma è stato un duro lavoro, ma sono molto soddisfatta del risultato. Ma ho messo un prezzo più basso perché il mio obiettivo non è essere ripagata dai miei sforzi, ma è cercare di aiutare più persone possibili a trovare le loro passioni e aiutarle a portarle nella propria vita. Per questo spero che tu decida di seguirmi, di fidarti di me e di acquistare il corso, per avere anche tu una vita creativa nella quale tutto ciò che ami fare non verrà mai più messo da parte.